Si vede malissimo. Veramente è proprio. Non mi piace proprio per niente. Queste ruote sopra vanno bene, cioè nel senso che no? Che vanno. E la macchina prende anche subito velocità con queste gomme. Però non mi piacciono. Se mi trovo in un off-road, queste non vanno niente. Quindi le vado a cambiare. Posso fare un appunto? Posso fare un appunto? Questi para canguri messi lì attaccati non servono a una beata minchia. È inutile metterlo lì. O lo metti a una distanza sufficiente che se batti non ti viene contro e non distruggi la macchina. Ma per metterlo lì attaccato non serve un cazzo. Non serve decisamente a niente, capito? Se batti quello rientra, si piega e ti distrugge la plastica. Deve essere messo a una distanza tale che appunto ti ripara la macchina. Così non ti ripara la macchina. Così appena tocchi ti batte dentro e ti si piega e ti rovina comunque la macchina. If you know what I mean. No? Vabbè, andiamo a cambiare queste gomme. Neptune, quello lì è un altro villaggio. E qua grandi costruzioni, grandi costruzioni, qui tutto terreno non da coltivare ma da costruire. E questa zona si sta allargando molto. Ecco qua tutte le nuove ville. Visto? È grandissima questa zona qua. Guarda. Davvero grande. Nice and clean. Anche questa.
si vedono malissimo, dai, si vedono male, la macchina è più piccola. Adesso andiamo a vedere com'è. Endrigo? Ciao Gindobre? Queste? Ah, belle! No, per, non so, da no. Mi piace tutte cose. Friend. Friend? Ah, we go? Friend? Friend, siamo noi. Machine, quello là. Yokohama. Che misura è? Che misura? Dov'è? Dove la scrivono la misura qua? Geolander. Yokohama Geolander. Geolander, no, la misura dove che. Ah! Stiamo aspettando l'amico che venga, perché queste sono un po' più grandi e c'è il problema con gli hub che ovviamente non montano lì sopra, insomma dobbiamo aspettare. Quando sei dal meccanico e non sai che cazzo fare, tocca aspettare. Dalla zona giardino sono entrato in officina. Questa è la nuova officina di Andrew, il meccanico. E qua dietro c'è casa sua, no? Prima aveva l'officina dove già avevo fatto gli altri video, adesso si è organizzato qua, buttata di cemento, telone. Così si fa, non è che come rompono le scatole. Qua c'è il tuo terreno, sei a posto, qui tutti i suoi attrezzi, no? L'unica cosa che manca, diciamo, è che la trincea, no? Il fossato per entrare sotto la macchina, ma lui si organizza, no problema. L'altro giorno c'era un Suzuki Samurai, l'ha già sistemato. Perché lui prima lavorava per la Samurai, cioè per la Suzuki, 10 anni, e poi non so com'è andata, però so che adesso doveva partire per la Norvegia e lavorare per, non so se la Volvo o la MAN, insomma per i camion, però dice ma io sto bene qua, in effetti, no? Non deve, si fa, lui è l'artista, sai l'artista che si sveglia all'ora che vuole, cioè ha un orologio proprio dettato dalla passione del lavoro che ha, capito? L'artista ha un orologio proprio dettato dalla passione del lavoro che ha, quindi non ha orario ma ha sempre un orario. Capito? Uno scrittore, un painter, no? Tu non hai orario, ma hai sempre orario, non hai giorni liberi, sei sempre preso, sei sempre costante, capito? Non puoi staccare la mente dalla creatività, quindi ti alzi, ma sei già nel lavoro, no? Infatti, vedi? Lui praticamente mangia qua. Vabbè, dai. Io sono curioso di vedere come facciamo con quei cerchioni, perché quelli lì sono troppo piccoli, non ci vanno. Vediamo.